Buon pomeriggio amici lontani e vicini, siamo ritornati a Bagnamare, la zona che è stata interessata da una voragine. Con noi il geologo Nico Russo. Ecco, dottore Russo, possiamo fare un po' il punto della situazione e stabilire effettivamente che cosa è accaduto? Ma non ho notizie acquisite direttamente, ma da quello che ho potuto vedere e anche parlando con i funzionari del comune che hanno effettuato dei puntuali sopralluoghi da ieri, sia ieri che questa mattina, la causa non è assolutamente da ricercare in problematiche legate agli aspetti geologici o idrogeologici. Si tratta di un problema di vetustà della sede stradale, e compreso del muro paraonde che la sostiene, e di una consistente perdita di acqua da uno dei tubi principali che da Pignataro porta l'acqua ai serbatoi alti. E quindi insieme queste due cause, quindi il mare e la perdita idrica, ha comportato questo svuotamento del sottofondo stradale, con chiaramente la perdita di capacità del manto stradale. Fra l'altro, questa perdita di acqua nella rete idrica si trascina ormai, si può dire, da parecchio tempo, e aggiungiamo anche la rete fognaria, no? Esatto, proprio per questi motivi questo tratto di strada, a partire dai vigili del fuoco fino ad arrivare, diciamo, al serbatoio di Pignataro, nelle prossime settimane verrà interessata dalla sostituzione sia di questa condotta idrica che molto spesso si rompe in questo tratto, sia nella sostituzione, anzi nella realizzazione della nuova condotta fognaria che porterà i reflui dall'impianto dell'attuale impianto di pretrattamento liquami di Lipari al nuovo impianto di depurazione. Ecco, i mezzi pesanti che sono transitati in questo arco di tempo, tra l'altro è di ieri la novità che il sindaco con un'ordinanza ha deciso di bloccare il transito anche nella strada alternativa di Serra, ecco, ma quanto hanno influito? Ma questo per me è difficile dirlo, perché non sono un ingegnere e quindi su questo sarebbe opportuno magari far esprimere un tecnico più competente. Però diciamo che il problema della vetustà, come dicevo, della strada, chiaramente il passaggio dei mezzi pesanti influisce moltissimo sulla sua stabilità. Però dico, in questo caso specifico non è sicuramente il transito dei mezzi pesanti che ha causato l'apertura di questa piccola buca, voragine, dico, per me sono altre dal punto di vista geologico, quindi di questa buca, ma il problema è direttamente legato alla perdita dell'acqua e quindi alla mancanza proprio di un qualcosa che tenesse sul manto stradale. Ecco, lei diceva che la stessa zona prossimamente sarà interessata, ecco, dalla sistemazione della nuova rete fognaria, no? Che collegherà il nuovo depuratore di Canneto Dentro, ma per mettere in sicurezza la zona, perché diciamolo chiaramente, è una zona sempre un po' dissestata e quindi a rischio, ecco, cosa effettivamente bisognerebbe fare? A cosa si riferisce in particolare? Per mettere in sicurezza questa zona? Per quanto riguarda la strada, io penso che un intervento strutturale e impegnativo, ma forse a questo punto direi indispensabile, sarebbe quello di rivedere un attimo tutto il muro, diciamo, paraonde che sostiene la strada, diciamo, a contatto col mare, perché si notano in più punti solamente affacciandosi degli scalzamenti. E poi sicuramente la sostituzione dei sottoservizi, soprattutto quello idrico che è fognario, è fondamentale, perché la mancanza di perdite equivale a un mantenimento in efficienza della sede stradale. Ecco, ne approfittiamo, da geologo, ci sono anche altre zone a rischio qui sull'isola. Ecco, possiamo anche per esempio notare la zona del porto di Sottomonastero, no? Che da anni è interessata da uno sgrettamento sempre causato dai marosi. Poi ricordiamo la zona di Annunziata, attraverso quel costone, quello che causò in tempi non sospetti, per non parlare della zona pomicifera e ancora i due torrenti Calandra a Canneto. Ecco, anche qui cosa bisognerebbe fare? Sicuramente anche qui andrebbe fatto un intervento di pianificazione generale su quelle che sono le priorità.
il nostro piano per l'assetto idrogeologico approvato dalla Regione per l'IPA individua dei punti sensibili, ma sicuramente non è aggiornato rispetto a quello che negli ultimi anni si è potuto accertare, ovvero che ci sono zone estremamente a rischio e non solo un rischio legato alla natura proprio dei terreni o dei versanti o dei siti, ma a rischio perché in qualche maniera coinvolgono le infrastrutture, quelle portuali, quelle viarie, che per noi sono vitali, sia per uno sviluppo economico turistico che è quello che ci sostiene, è ciò che è rimasto all'Ipari, sia per una vivibilità per i residenti che si trovano sempre con più difficoltà a poter transitare dalla propria casa verso i luoghi di lavoro, verso le zone abitate dove ci sono insomma i servizi essenziali. Per cui sarebbe un importante concentrarsi e spendere delle energie su una ripianificazione e sulle priorità da dare agli interventi dal punto di vista infrastrutturali soprattutto. Certo, poi il problema è gira e rigira economico, no? E quindi i finanziamenti. Esatto, ormai è noto, il comune, la provincia, la regione, lo Stato dicono sempre che c'è un problema di liquidità, c'è un problema di cassa, c'è un problema comunque di disponibilità finanziarie. Più che mai in questo periodo. Più che mai in questo periodo, infatti ben poco ormai c'è da sperare se non negli interventi di urgenza o di sommurgenza, dove lì bene o male, gioco forza, le somme vanno ricercate, però va via tutto quel concetto di prevenzione che dovrebbe stare alla base di tutto quanto è la pianificazione territoriale. Ecco, per concludere ritorniamo a Bagnamare, adesso ecco, si è proceduto a sistemare questo tratto che ieri mattina è stata interessata da questo buco o voragine, e adesso i lavori invece relativi alla rete fognaria quando partiranno? Già da domani? E per quanto mi è dato sapere l'impresa sarebbe già pronta, in realtà mancano ancora alcune forniture per quanto riguarda i tubi che devono connettersi o sostituire la rete idrica, che dovrebbero essere ormai di pronto approvvigionamento. Io ritengo che in una decina di giorni potranno partire e concludersi in un'altra quindicina i lavori. Bene, abbiamo completato, ringraziamo il geologo Nico Russo, grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi. Arrivederci.